È un pensiero profondo, nato da un altro pensiero profondo. Lo ha espresso un invitato di papà, ieri sera a cena. Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Chi non sa insegnare insegna agli insegnanti. E chi non sa insegnare agli insegnanti fa politica. A tutti apparsa un'idea molto acuta, ma per motivi errati. Ah, è proprio vero, l'ha detto mia sorella, la specialista in finta autocritica. Lei è una di quelle persone che pensa che il sapere sia potere e perdono. Se sono consapevole di far parte di un'elite autocompiaciuta che liquida il bene comune per eccesso di arroganza, evito le critiche e ottengo il doppio del prestigio. Anche papà tende a ragionare nello stesso modo, nonostante sia meno cretino di mia sorella. Lui crede ancora in un qualcosa chiamato dovere e benché per me sia una pura chimera, ce lo rende immune dalla demenza del cinismo. Mi spiego, non esiste nessuno di più puerile del cinico, perché il cinico crede ancora con tutte le sue forze che il mondo abbia un senso e non riesce a rinunciare alle sciocchezze dell'infanzia, tanto che assume l'atteggiamento opposto. Non credo più a nulla, la vita è una puttana e ne godrò fino alla nausea. Sono le esatte parole di un ingenuo scocciato. Ed è così che la pensa mia sorella. Io però credo davvero che questa sia una frase profonda. Proprio perché non è vera. O perlomeno non del tutto. Se sulla scala sociale salisse in funzione della propria incompetenza, vi garantisco che il mondo non girerebbe come gira oggi. Ma il problema non sta qua. Il problema non è che l'incompetente ha un posto in prima fila, ma che non c'è niente di più duro e ingiusto della realtà umana. Viviamo in un mondo dove sono le parole, non le azioni, ad avere il controllo, dove la massima competenza è avere il controllo del linguaggio. È una cosa terribile, perché in definitiva noi siamo solamente dei primati programmati per mangiare, dormire, conquistare, procreare e rendere sicuro il nostro territorio. E quelli più tagliati per queste cose, quelli più animaleschi tra noi, si lasciano sempre fregare dagli altri. C'è da coloro che parlano bene, ma non saprebbero difendere il proprio giardino, portare a casa un coniglio per la cena o procreare come si deve. Viviamo in un mondo dove sono i più deboli a dominare. È un terribile oltraggio alla nostra natura animale. Di perversione.